ragazzi e bentornati a My Show Show, sono con mia moglie Ambra. Che niente, ricordo il nome, confusione. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Show, sono con mia moglie Ambra. Ciao. E questo è un video speciale perché siamo in una cucina professionale, forse la riconoscerete. Anche la mia divisa professionale. Ah, tu sei proprio perfetta. Perfetta. Io invece ragazzi lo sguattero, lavo piatti. Come sapete ho iniziato una collaborazione con Sky e appena iniziato un nuovo cooking show, l'Antonino Chef Academy, la scuola di Antonino Cannavacciuolo. Il vincitore di questo programma andrà a lavorare direttamente nel suo ristorante a Villa Crispi. Quindi Ambra, io sono pronta. Io no. Vabbè, io dai. Sono un mix tra uno chef pronto e Babbo Natale. Sì, infatti te sembri tipo il gabbimbo che esatto. Cucina. Beh ragazzi, noi non riusciremo probabilmente nell'impresa, però ci è piaciuto tanto il programma e abbiamo deciso un po' di fare la nostra versione. Sì. Più o meno. Quindi ragazzi, noi faremo più o meno quello che fanno nel programma, ovvero la teoria per poi passare alla pratica. Ma visto che noi non abbiamo chef ospiti, è tutto il casareccio, il budget non c'è, divideremo il video in tre parti. Nella prima, la parte quella teorica, risponderemo a delle domande sulla cucina, un quiz. Non vedo l'ora. Me le sono fatte scegliere e sono toste, quindi se sbagli questa, bocciata. Dopo ragazzi, nella seconda parte andremo ad imparare un piatto direttamente da uno chef internazionale. Preparati Ambra perché è assurdo. E la terza parte è la pratica. Andremo a rifare il piatto dello chef. Sei pronto? Non lo so, dipende che piatto è. È il piatto che avete votato di più voi nelle stories. Perché avevo chiesto qual è il vostro piatto preferito. Neanche a dirlo. La carbonara. Esatto. Allora io sono campione interregionale di carbonara. Guardiamolo. Ambra è la maestra dei risotti. Allora ragazzi, che c'entra con la carbonara? Questa è una scuola, dobbiamo imparare. E allora ho richiamato uno chef internazionale. Ho speso tutto il budget così e sarà lui a insegnarci la carbonara. Già che è internazionale. È un dolore. Quindi ragazzi, mi raccomando, supportate questo video, 50.000 mi piace e lo rifacciamo con un altro piatto. Risotti. Ambra, sei pronta? No. Ragazzi, siamo pronti con la teoria. Andremo a rispondere a tre domande. Mitch, ti senti preparata? No. Manco no, io. Assolutamente. Vabbè, però questa è una scuola, bisogna imparare. Bisogna pure sapere qualcosa dalla base, però. Andiamo a rispondere alla prima domanda. Regia, prego, prima domanda. Quanti sono i tagli del pollo? 10, 7, 5, 3. Ma si può chiedere l'aiuto da casa o... A parte che Ambra sapete che faceva ragazzi a scuola. Lei diceva, non ho studiato e poi prendeva 8, 9. Ma dimmi che aveva studiato il pollo. Ho capito, quanti tagli del pollo? Intanto che cosa sono i tagli del pollo? Vabbè, inizia te Ambra. Petto di pollo. Ma è finita. Certo. Petto, coscia, ala. Peccato tutto il petto. Però secondo me c'è qualche parte che mi sfugge. Quindi direi 5. Regia? No! No! Ma come passano ad essere 3? Almeno 10. A parte c'è pure la cresta. No, la cresta sarà... No, non è un taglio. Io dico 7. Sì. Mi dispiace. 1-0. 1-0. Dimmi tutti e 7. Prossima domanda. Prego regia. Da dove provengono gli spaghetti alla chitarra? Molise, Lazio, Abruzzo, Lombardia. No, vabbè, ma non posso chiedere un suggerimento? No, vabbè, però pensaci bene. Gli spaghetti alla chitarra. E che vuol dire? Allora, il Molise non esiste. Quindi? Scartato. Non lo so, in Lombardia pure suoneranno la chitarra, però non so, lo spaghetti alla chitarra mi sembra più una cosa più bassa, ecco. Quindi rimangono Lazio e Abruzzo. Vediamo dove vuole andare a parare. Dai Mila, spaghetta alla chitarra. Guarda a me, ti risponde. Guarda Antonino Cannavacciuolo. Dimmela però. Ma che ti dico? Ma non hai studiato? Quindi tu la sai. Certo la so. Era semplice, è semplice. Lazio. Ma come Lazio? Abruzzo. Ma come Lazio? Bocciata. Vedi, se c'era Cannavacciuolo, mi dava una pizza. Sì. Ha perso. Facciamo la terza domanda, regia. Ma tu non hai risposto a niente. Sempre io per prima. Vabbè dai Mitch, per l'onore. Terza domanda. Quale parte del pollo viene scartata? Cordione, cresta, esofago, zampa. Bella. Bella per te. Non ho capito.
Dai, le sì. Possiamo ripetere. Vabbè, ma se ci sta il cordione, si può scartare il cordione. Ma che è il cordione? È la parte più buona del pollo. E allora già non è da scartare, grazie al suggerimento. No, certo. Poi le creste di pollo mi sembra che se mangiano. Non me lo di, lo so, Lo sai, Lo so. Guarda, così a ricordi logica, pensando che nell'esofago passerà tutta la zozzeria che questo si mangia, direi, ci avrà pure la gastrite il pollo, giustamente, direi esofago. Esofago? Dai. L'accendiamo? Sì. Oh brava, azzeccato. Ma sapevo pure l'altra. Sì, sì, teoria, no. Evitiamo la teoria, passiamo alla pratica. Adesso nel programma andiamo a fare l'esterna. Noi facciamo l'interna, però uno chef internazionale ci viene in aiuto. Sei pronta? Sì. Per questa sfida abbiamo chiamato uno chef da lontano, internazionale proprio. Talmente lontano che viene dal web. Ah, Lo so, amico. Quello è il budget. Direttamente da YouTube, quindi immaginate le skill di questo chef, che ci insegnerà a fare il vostro piatto preferito, che è la carbonara. Noi adesso che faremo? Ci andremo a vedere la ricetta dello chef, come la fa lui. E noi la dovremmo replicare nella fase successiva. Ragazzi, io non c'entro niente, ve lo dico. Allora, chef, vabbè. How to make spaghetti carbonara. Questo video ha 300.000 visualizzazioni, quindi 300.000 persone hanno visto. Hanno replicato How to make spaghetti carbonara. Dio! Zio, fermate un attimo. Allora, ragazzi, guardate queste immagini, commentiamole insieme. Che tanto questo che è? Vino o olio? Olio. Un po' diluito. È tipo l'olio quello là della macchina. Esatto. No, lo sai questo che olio sembra? Quello là per frigge sembra. Antoni, pensaci tu. Pacca tu cuore. Bacon. Uova, aglio. Cioè, ragazzi, il bacon è peggio di usare. No, io ragazzi, aspetta, qua lo dico, io il bacon non lo uso. Mi faccio bocciare da Antonino Cannavacciolo, non mi fai niente, ragazzi, io il bacon. La carbonara è col guanciale. Guarda, pure la pancetta a cubetti avrei preso, ma il bacon no, e ragazzi. Pure il prosciutto cotto. Ma il bacon no. Il bacon no. Ma che è sta cosa? Questa confezionata? Tu ragazzi. Ah, dove mettete il bacon? Ah. Avevamo sentito bene. Sì, no, olio per frigge. Ma questo, questo. Ragazzi, no, l'olio da frittura no. L'olio per frittura, ma perché? Che ci perché? Fa? Ma voi non sapete niente. Io non ci sto. Double cream. Ma che è doppia panna? Ma che è coro gelato? Panna sopra, panna sotto? Che vuol dire? Doppia panna. Che vuol dire doppia panna? Cioè, questo sta a mettere il bacon. L'olio per friggere. La doppia panna. E poi vediamo un po'. Mette l'acqua lì. E fino a qua. E fino a qua. Giusto. Però lui mette già l'acqua bollente nella ventola. Mette gli spaghetti, non li ha spezzati. Quindi dai. Prende l'aglio. L'aglio. Sì. Ma questo è matto. Cioè, lui fa il soffritto. Vabbè. Scusa? Nel soffritto un po' aglio, un po' d'aglio. C'è chi lo mette, sì. Ragazzi, è vero, c'è chi lo mette. Vattin fuori. Ah, no, no, vedi, c'è la gente dice no. Ah, no, io non ce lo metto. Guarda il bacon. Guarda quanto è tagliato largo. Questo me lo ritaglia. Ma questa è una fetta di prosciutto. Ma... guarda, questo è un pazzo. Ma che è? È falso fritto. Madonna mia. Falso fritto? Cioè, sta mio padre è svenuto. Secondo me lui mette l'olio, lo sento, lo mette dentro la panna. Aspetta. Ecco, la crema. Sto a preparare la crema. Aspetta. Ok, ci mette due uova così. Ah, proprio due uova così. Ci ha infilato due uova così. No, aspetta, perché secondo me nemmeno l'aria accesa. Aspetta. Che sta facendo? No, vabbè. Così. Aspetta. Oh, ma che è? Procediamo a questo scempio. Io mi scuso, a priori però non è colpa mia. Noi stiamo rifacendo quello che dice lo chef. Il grandissimo chef francese di posti incredibili. Allora ragazzi, ci abbiamo l'aglio. Io non so manco come si apre l'aglio. Io non lo conosco l'aglio, non è amico mio. Ma come si stacca? Ah, non ho idea. Ah, ma tu sei un vampiro? A me non mi casca sulla pratica, eh. Io l'aglio non lo uso perché non lo digerisco, sono allergica. Allora taglialo, lo puoi tagliare? No, spellalo tu, l'aglio. Vabbè, allora lo faccio tutto io, ma che è? Dai, facci vedere come spelli l'aglio, dai. E intanto gli tagli la capoccia. L'anima gliel'hai levata? Ancora no, quella me l'ha tolta lui. Che puzza, mi! Mamma mia! E lui ne ha messo molto di più, eh. E lui era un po' un pazzo, ragazzi. Secondo me doveva proteggere dai vampiri, no? Che professionalità, eh. Antonino, ma non mi vuoi nella tua scuola, eh? Ma io.
Mi ha fatto male. Madonna quanto puzza, ragazzi. Direi che basta perché puzza troppo. Potete fare la cotoletta alla milanese. Allora ragazzi, come detto, noi non abbiamo preso Ci siamo rifiutati. Però abbiamo preso un... Guarda quanto è bello il guanciale. Ma perché il bacon? Neanche la pancetta. Questo è guanciale vero. Ok, andiamo a tagliare. Lui la faceva a cubetti. Devi recuperare la formula che hai visto. Sì, lui tagliava così spesso per... Wow, che tecnica. Antonio, io non me la farei scappare. Cioè, una che taglia così, quella che dovrebbe essere il bacon. Ok, vogliamo tagliare anche questi? Ah, secondo me no. Ed ecco qua, i nostri mega cubetti, come l'aveva fatti lui. Ma adesso passiamo alla parte veramente più schifosa. Mamma mia, questa è inaccettabile. Inaccettabile. Allora, quindi panna. Non ci va la panna nella carbonara. Questo si rifiuta. Che schifo. Anche se quella era doppia panna, eh. Vabbè, vabbè. Io voglio riprenderla bene sta scena. Ti sei lavate le mani, Ambra? Secondo uovo. No, ragazzi, non la posso vedere sta cosa. Vai, mettici pure il parmigiano. Ammazza quanto, un badile di parmigiano. Vai, vai, butta il pepe. Abbiamo usato il parmigiano, non il pecorino, Ambra. Perché lui utilizzava il parmigiano. Certo, mica siamo scemi, ragazzi. Ma che state vedendo? Mami, non ci va la panna nella carbonara. Non mi sembra vero. Mamma, ma che... Questa è veramente una zozzeria. Madre mia. Una zozzeria. Dios dei. Dovremmo aggiungere la panna, io direi, Altra panna. Basta densa con la panna. Ma lui era più bianco. No, ti prego. Raga, ma stiamo a fare la carbonara o è tipo ciambellone? Siamo pronti a unire il tutto, ragazzi. Hai qualche commento tecnico? Vabbè, questa è l'unica cosa normale. Allora ragazzi, farò io la ripresa perché non ci dobbiamo perdere niente di questo scempio. Allora Ambra, a te. Ci siamo. Ci siamo. È catartico, abbiamo scolato la pasta. Vai. Quindi la andiamo ad aggiungere al nostro guanciale. Aspetta che era già bello soffritto. E adesso niente, ci prepariamo al momento peggiore. Oddio, ma quant'è? No, vabbè ragazzi, che schifo. Io direi basta pure. Allora ragazzi, qua è giallissima, però... gialla perché abbiamo messo meno panna noi. Sembra zabaglione. Fa abbastanza schifo, ma io adesso ho un po' famina. Vabbè dai, manco troppo malvagia secondo me, eh. Vai, rafforza. Guarda che secondo me l'abbiamo salvata, Non sembra così male. Vabbè, allora, forse è la vista, a parte tutta liquidosa. Diciamo che era un po' tanto condimento, ecco. Vabbè dai, va bene, Finiamo un attimo, gli diamo una botta così per cuocere bene l'uovo. Ambra, c'ho la sensazione che non andrai da Cannavacciuolo. Io ho la sensazione che non mi mangerò questa schifezza. Io sì. Allora, ragazzi, io direi che la frittata è fatta in tutti i sensi e procederei all'assaggio. Vai. Tanto peggio di così. Io ho viaggiato i continenti, ho visto parti del mondo inesplorate, non ho mai... Vai, con la panna. Secondo me ce l'abbiamo lasciata un po' troppo sul fuoco alto. Ragazzi, il problema era questo, che l'abbiamo vista un sacco liquida. E non eravamo pronti. Non eri pronta, non perché ha fatto lei, ricordiamocelo. Ah raga, un po' fa troppo schifo. La materia prima è buona. Abbiamo comunque usato l'olio quello giusto. Ah, mamma mia, stanotte dormi in camera, tua. Perché? Puzzi d'aglio. Vado ragazzi. Vai. A chi tocca non si ingrugna. Scusa papà. No, no. Allora, la prima cosa Vai. È stata la panna. Subito pannoso. Subito dopo l'aglio. Però c'ho fame, mamma mia. Basta. Che aspetta, assaggiamo però. Il guanciale. Col guanciale. Vabbè, col guanciale. Se era il bacon era diverso ancora. Però dovresti assaggiare. No. No, ragazzi, cioè. Bocciata. Non è la carbonara, è un'altra cosa. Cannavacciuolo ci arresta. Non faremo parte della sua Chef Academy. Però voi ragazzi, se volete, su Sky c'è la nuova serie, quindi andatela a vedere. Noi non saremo i protagonisti. Assolutamente no. Ma mandiamo un saluto a Cannavacciuolo e chiediamo perdono a tutti e tutti perdono, i romani come noi. Perdono a tutti i romani. Ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Bravo, voglio. Aia! Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Shosha! Tutti quanti amano Mike Shosha!